Bentornati a Moscow Diaries. È estate, è il momento più bello dell'anno, fa caldo, è tutto verde, i palazzi fanno schifo come nel resto dell'anno, ma è il momento più speciale del 2018 a Mosca perché ci sono i campionati del mondo, guys. Quindi siccome in tanti mi avete chiesto, ma faccela vedere sta città con i mondiali, bene sì, sono qui per questo, quindi paidion, друзья! Allora, contestualizziamo un pochettino il momento. Siamo nel 20 qualcosa giugno, non mi ricordo, e siamo alla fine del primo turno di qualificazione, cioè quel momento in cui normalmente si capisce chi passa agli ottavi di finale. Siamo ovviamente a Mosca e oggi gioca niente poco di meno che la grande madre Russia, solo che la Russia si è già qualificata agli ottavi di finale, quindi non è che ci sia tutto questo pathos, però c'è lo scontro decisivo per capire chi passa primo o secondo del girone, il che non è una cosa da poco perché nel girone di accoppiamento chi passa primo o secondo finisce per scontrarsi o con Spagna o con Portogallo, quindi oggi sostanzialmente si decide chi di queste squadre finirà arrosto o chi finirà mangiata viva. Questo ovviamente sulla carta, poi nel calcio si sa, può succedere di tutto. Al momento mi trovo su una strada che si chiama Universitetski Prospekt, che è la via dell'università, perché qui si trova il principale centro di aggregazione dei fan che la FIFA ha organizzato a Mosca. È stato messo esattamente di fronte all'università, che è uno degli edifici più belli di tutta Mosca e che per puro culo si trova veramente a due passi da casa mia, quindi per una volta non devo prendere né il taxi né la metro, ma andare pishkom, come si dice da queste parti, cioè a piedi. Considerate che io sono arrivato a Mosca solamente stanotte e quindi non ho ancora visto la città nel corso dei mondiali. Ho sentito dire che hanno organizzato delle cose molto belle, ma tutto questo video e tutto quello che vi racconterò nei Moscow Diaries mondiali sarà veramente una scoperta che facciamo insieme. Oggi chiaramente si concentrano tutti i tifosi russi perché gioca la Russia, però normalmente dovrebbero vedersi gente un po' di tutto il mondo. Ad esempio laggiù ce n'è uno che è vestito da tifoso marocchino, perché mi pare che domani giochi il Marocco anche se è già eliminato. Allora, per accedere all'area della festa, diciamo, ci sono diversi step dove ti ferma la polizia e insomma ci si creano dei punti di coda, no? E questa è una cosa per grande Russia, Russia. Да, туркменский флаг. Туркменский, давай. Да. Прекрасно. Россия вперёд. Туркменистан. Allora, praticamente c'erano due code, no? Tutti e due i grupponi in coda hanno aperto solo uno e si è verificata una cosa tipica della Russia, cioè che loro con la coda hanno un rapporto molto peggiore di noi italiani, per cui si sono tutti riversati di botto dall'altra parte. Uno tra l'altro ha tentato la mossa di saltare il recinto di ferro e inciampato, è caduto, si è fatto malissimo, è un epic fail, che peccato non averlo ripreso veramente. Comunque adesso siamo qua con un botto di gente in coda all'ingresso della Fan Fest e credo che la partita in realtà inizierà tra poco, siamo tutti un po' in ritardo, ma vabbè, pazienza. Ok, sono entrato, ho passato i controlli di sicurezza, mi hanno fatto bere tutta l'acqua che avevo perché ovviamente non si può portare l'acqua, è un po' come i controlli degli aeroporti, solo che tipicamente le fanno molto alla cazzo di cane, cioè non è che stanno a guardare proprio il dettaglio. C'è una bottiglia di vetro, mi hanno fatto entrare, quindi vabbè. Ok, la partita è già iniziata. C'è il primo momento critico della giornata, punizione dal limite per l'Uruguay, bene, non benissimo, facciamo le dita, eh. Ovviamente io qua devo vestire i panni del tifoso della Russia, se no mi linciano, quindi nono minuto, tutto molto bello, fischi, pubblico cerca di intimorire un calciatore che sta a 300.000 km. Ha segnato l'Uruguay, ci siamo.
peggio, ne hanno buttato fuori uno dei loro. Cioè sono in 10 adesso. Vabbè, sta partita ormai è andata, cioè andiamo verso la disfatta, tanto vale finirla. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante in giro, perché di sicuro non vedremo dei grandi festeggiamenti oggi. Attenzione, colpo di scena! Cioè nel primo tempo, nell'intervallo del primo tempo, fanno cantare un tizio che sta cantando una canzone di mia moglie. Ma non c'è mia moglie! Allora, spiegando in breve che cosa è successo, tra il primo e il secondo tempo su un palco messo sotto un maxi schermo hanno fatto un piccolo concerto ed è salito un cantante moldavo di nome Arsenium, che in Italia tutti noi conosciamo per Dragon's Head in Tale, 15 anni fa. Numa Numa Ye cosa ragazzi, è una canzone di 14 anni fa, andava di moda quando facevo il liceo, è passato un sacco di tempo, cioè, basta. Ma che qui in Russia è molto famoso per una canzone che fece in duetto con Sati, mia moglie, e che divenne una super hit incredibile, no? Questa canzone si chiamava Dara Svieta. Erano sempre cantate insieme, infatti non ho capito come mai lui si è andato sul palco senza mia moglie. Peraltro Sati non è neanche qua, nessuno le aveva neanche chiesto niente. Però c'è da dire che in sua difesa Sati un sacco di volte ha cantato questa canzone da sola senza di lui, quindi con le basi, insomma, quelle cose un po' trash che fanno i russi, no? Quando si tratta di musica pop. Al di là di questo, il secondo tempo non è stato molto interessante perché sotto di 2, in 10 contro 11, già qualificati, quindi di fatto non c'era niente in gioco, la gente dopo un po' è iniziata a stufarsi, nessuno ti fava più e sostanzialmente mi sono un po' rotto le balle. Così sono andato a farmi un giro per vedere com'era questa fan fest della FIFA ufficiale a Mosca, no? E a parte la location che è spaziale perché l'hanno messa sulla collina dei passeri e che tutti i miei amici con lo stereotipo della gnocca russa hanno chiamato la collina della passera, vabbè, pazienza, che è un posto bellissimo perché da una parte hai l'edificio dell'università, uno degli storici grattacieli di Stalin, uno il più alto se non sbaglio di quelli attualmente presenti a Mosca, e dall'altra parte invece hai tutta la vista sulla città dove spicca lo stadio Luzhniki, che è dove verrà giocata la finale. Insomma, che in questo bel contesto ci sono ovviamente tutti gli stand per prendere qualcosa da mangiare, birra a fiumi, i posti per far giocare i bambini con tutti quei playground con la roba soffice per giocare senza farsi male, e poi hanno anche messo un enorme negozio della FIFA al cui interno praticamente vendono tutte le magliette, i gadget, le sciarpe, i cappellini delle 32 nazionali presenti al mondiale, ed è inutile non essere un po' tristi nel notare che ne manca una, che è la nostra, porca miseria. Non vi dico l'incazzatura quando in un hotel di Dubai, mentre guardavo Italia-Svezia 7-8 mesi fa, mi resi conto che l'unica volta che potevo vedere un mondiale in casa praticamente, perché io nelle notti magiche degli anni 90 non ero, cioè ero troppo piccolo, l'Italia non si è qualificata, l'unica volta nella storia. E al di là del fatto di non poterti fare Italia, c'è un motivo principale per cui questa cosa mi è dispiaciuta parecchio oggi, perché la fanfest della FIFA è un'enorme festa colorata dove i tifosi di tutte le nazionalità provenienti da tutto il mondo si incontrano, si abbracciano, mangiano insieme, brindano, si fanno le fotografie. Tra l'altro mi è parso di notare una certa tensione erotica tra i tifosi russi e quelli brasiliani, non so bene come mai, e che sostanzialmente è ciò che rende bellissimi i mondiali, perché c'è quello spirito di festa genuina che va al di là del risultato sportivo. Cioè un tifoso dell'Egitto che viene qua lo sa che l'Egitto non ha nessuna chance di andare avanti, ma allo stesso tempo un brasiliano o un tedesco che vengono qui e sanno che la loro squadra può vincere i mondiali non hanno quel tipo di tensione o di incazzatura che vedi normalmente in chi segue il calcio ogni domenica nelle squadre di club. Vengono qui per festeggiare, perché lo sport è una festa, è un momento di aggregazione, un momento di scoperta anche di un qualcosa di diverso da quello che sei abituato a vedere di solito. Penso a un tifoso egiziano che viene qui e vede Mosca per la prima volta, no? E questa è una cosa che mi ha sempre affascinato dei mondiali, che sono una manifestazione sportiva
sportiva che unisce, e unisce non solo le persone di uno stesso paese, perché in Italia le bandiere le vedi solo quando giocano gli azzurri, ma anche gente di diversi paesi, perché alla fine che tu sia danese, colombiano, egiziano, uruguagio o russo, non importa, tu sei venuto qua perché è una festa, perché è un momento di aggregazione, un momento di conoscenza di ciò che è diverso da te, per cui lo sport diventa una scusa per tirare fuori dei valori positivi dalle persone, dai tifosi. Ecco, questi sono i valori positivi dello sport, su cui credo che ci si dovrebbe concentrare un pochettino più spesso e non solamente nel mese ogni 4 anni in cui ci sono i mondiali. Il calcio, ti vogliamo tutti bene! E quindi vedere tutta questa bella festa di amore, di abbracci internazionali, senza nessuno che avesse una maglietta azzurra, mi ha messo un pochettino di tristezza, e quindi non c'è niente da fare, cioè bisogna trovare una soluzione. Sì, Catova? Da, Catova. Okay. Fratelli d'Italia, l'Italia sei testa dell'Elmo. Dici, non lo so. Come non lo sai? Sono di Tada, io sono russo gimne. Россия, освещение, наша держава, Россия, любимая наша страна. Нет. Ты такой молодец, я так горжусь тобой. I'm in the process, okay. Scusi. Sati imparerà l'italiano, ma per il momento è un giorno come un altro a Mosca. Comunque, considerato che la Russia gioca da far schifo e che l'Italia non c'è, noi abbiamo scelto comunque di tifare per una squadra in questi mondiali, e questa squadra è... Portogallo! La nostra scommessa va su di loro. Vediamo.